Salve a tutti, io sono Anna, ho un blog di cucina, Cucinando con Anna, e siamo qua oggi per presentare un'antica ricetta gallurese, la mazza brissa. E ora vediamo insieme come si prepara. Abbiamo messo la panna a scaldare, abbiamo aggiunto un pizzico di sale e abbiamo aspettato che raggiungesse il bollore. Il nome mazza brissa significa pancia fritta. Questo è un piatto che è stato trasportato nella nostra gallura dagli antichi greci classici ed è appunto una pietanza che veniva cucinata, veniva fatta rassodare e se la portavano i nostri pastori galluresi, se la portavano come pasto da consumare durante il pascolo. Adesso iniziamo a versare la semola fine. Vi illustrerò le dosi. Aspettiamo. Aspettiamo che consumi. Praticamente la mazza brissa è pronta, aspetta, abbassiamo il gas, ok, è pronta quando inizia a uscire il grasso, adesso vi faccio vedere. Accendiamo il fornello, deve cuocere a fiamma molto bassa. Vedete? Si starà prendendo. Deve staccarsi dalle pareti della pentola. Si prepara naturalmente in pochi minuti, non ci vuole tantissimo. Il segreto è non versare troppa semola fine tutta insieme, perché diventerebbe un mappazzone. Siamo quasi, la giriamo bene in modo che non formi i grumi, perché deve rimanere cremosa. Vedete che si stacca bene dalle pareti? Adesso aspettiamo che tolga il suo grasso. Dopodiché è pronta. Ecco qua, vedete che sta togliendo il grasso? A questo punto la nostra mazza brissa è pronta. Adesso la versiamo nel piatto. La impiattiamo. Ecco qua. Ecco qua, questa è la nostra mazza brissa. Consumare così, anche con un pizzico di sale, oppure versandovi sopra del miele, viene consumata molto spesso così, è molto gustosa e comunque potete degustarla a vostro piacimento. Ecco, comunque illustrerò sotto la video ricetta, ovviamente troverete anche le dosi. Grazie per avermi seguita, mi raccomando, Cucinando con Anna.